Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. In realtà sono in questa postazione in questo momento perché ho appena finito un unboxing e dovevo caricare quello. Ma sono successe una serie di cose nelle ultime 2 settimane barra mese che pensavo di tralasciare e invece alla fine decido di raccontarvi e riguardano Subito e Tutto Subito, la piattaforma che diciamo si utilizza per comprare e vendere oggetti usati. E insomma, non volevo raccontarvelo, ma credo che questo, anche a questo, serviamo noi che facciamo questo, tra virgolette, lavoro. Allora, in buona sostanza, cosa è successo? Innanzitutto, piccolo preambolo. Per i numeri che ho, essenzialmente le aziende al momento non mi mandano prodotti. Questa cosa è sia un problema perché purtroppo comprare e vendere i prodotti che testo qui sul canale non è proprio semplice, il più delle volte, e il secondo aspetto però è positivo perché mi permette di parlarne in modo veramente veramente libero, quindi ragazzi, quando vi guardate la mia recensione sappiate che non è stata pagata da nessuno, ma vi parlo esattamente perché è quello che penso di quel prodotto. Detto questo, però fatto questo piccolo preambolo, cosa è successo? Essenzialmente sono andato a comprare un oggetto su Subito sfruttando la piattaforma Tutto Subito. Come funziona Tutto Subito? Voi acquistate un oggetto, pagate subito e successivamente, quando l'oggetto vi arriva, confermate che vi è arrivato e subito andrà a pagare il venditore. Quindi, in questo frangente, tra quando voi fate il vostro pagamento e quando vi arriva l'oggetto che confermate, quei soldi lì rimangono a Subito, non vanno al venditore. Cosa che vi dovrebbe dare la sicurezza perché, insomma, se acquistate in questo modo potete essere certi in teoria che facendo Subito da intermediario, se l'oggetto non vi arriva o vi arriva un'altra cosa rispetto a quella che avete comprato, lui comunque interverrà. Bene, cosa è successo? Io ho acquistato, e adesso possiamo andare nei miei messaggi, eccolo qua, ho acquistato un oggetto che a dire il vero non è stato proprio semplicissimo, parliamo di un Sunto 7 Black Titanium Edition, ho recensito da poco il Sunto 7, ma era versione standard e la versione Titanium a me è piaciuta tantissimo, piaceva tantissimo e quindi era da un pezzo che ero alla ricerca di questo prodotto che nonostante abbia mi è piaciuto talmente tanto che ho puntato alla versione Titanium. Comunque va bene. Facciamo un po' di interscambio di conversazioni. Lui comunque è una persona che risponde a parecchia distanza perché io ho scritto il 14 marzo alle 13:30, poi lui mi risponde il 15, quindi quasi un giorno dopo. Poi alla fine io gli faccio la proposta il 15. Lui mi risponde il giorno dopo, il 16, che accetta la proposta. Io faccio subito il pagamento. Passa un giorno e lui non mi scrive che ha fatto la spedizione, cosa che non è classico che avvenga su Tutto Subito, devo essere sincero. Io gli scrivo quando riesce a spedire. Lui mi risponde il giorno dopo, quindi nel frattempo erano già passati 2 giorni. Il 18 mi scrive: ciao, mi ci vuole lunedì mattina purtroppo, quindi passa ancora tempo. E il 20 al 22 non ha ancora spedito. Il 22 era il martedì, non mi ha nemmeno scritto. E gli ho scritto: guarda, ciao, ho avviato le procedure per chiedere il reso dei soldi per mancata spedizione. Lui mi risponde successivamente: ciao, io purtroppo più di aspettare quelli da casa non ho potuto fare. Insomma, si conclude lì in buona sostanza. Erano passati 5 giorni, l'oggetto non era ancora stato spedito e non mi sono più fidato sinceramente ad aspettare, anche perché dopo 5 giorni devo ancora spedire l'oggetto, non mi è piaciuto l'atteggiamento. Cosa succede? Avviso subito che non sono più interessato all'oggetto e quindi gli do acquisto sospeso e contatto subito. Cosa succede? Che essenzialmente al 22 io non ricevo niente, anzi ho bloccato l'acquisto, in realtà ho bloccato l'acquisto il 22 e io avevo scritto, infatti qua avevo segnalato che la spedizione non era avvenuta, vedete il 18 marzo, e quindi subito era già stata avvisata che la spedizione non era avvenuta. Il 22 marzo, però, apro una disputa essenzialmente su Subito, segnalando il fatto che ho deciso di cancellare la transazione. Cosa succede? Che il 22 marzo mi viene segnalato che avrei ricevuto una risposta entro 48 ore.
cosa che in realtà avviene perché in effetti entro 48 ore, il 22 marzo, mi scrivono: ciao Daniele, in merito alla contestazione, spero che si veda dalla fotocamera superiore, da te subito per l'annuncio su un tossetto black, ti informiamo che le tempistiche di rimborso variano a seconda del circuito emittente dello strumento di pagamento. È necessario attendere da 5 a 10 giorni lavorativi per ricevere rimborso, da 5 a 10 giorni lavorativi. Io già 5-10 giorni lavorativi a me sembravano un pochino tanto, non so voi, però fatalità, proprio negli stessi giorni ho avuto un altro problema con Airbnb, ho annullato diciamo la mia prenotazione e ho ricevuto indietro i soldi esattamente in 2 giorni. Comunque ci sta, 5-10 giorni lavorativi al 22 marzo, al 22 marzo. Adesso siamo nel momento in cui sto registrando, siamo il 5, al 5 di aprile, quindi fate conto voi quanti giorni sono passati 12 giorni lavorativi, non ho ancora ricevuto alcun rimborso da subito. Li ho contattati già 2 volte, la prima volta non mi hanno nemmeno risposto, la seconda volta ho addirittura minacciato un avvio di procedure legali e a questo punto mi hanno risposto proprio stamattina dicendo: ciao Daniele, siamo molto dispiaciuti per la lunga attesa, ti informiamo che abbiamo appena effettuato il rimborso, purtroppo per un errore il saldo non era stato sbloccato. Ti informiamo che le tempistiche di rimborso variano a seconda del circuito emittente, è necessario quindi attendere da 3 a 15 giorni lavorativi. Cioè, siamo passati dai 5 ai 10 ai 3 e 15 di adesso. Quindi in buona sostanza ragazzi, cosa vi devo dire? È un acquisto questo che io ho fatto esattamente ormai... Guardate, torniamo su la piattaforma di subito, Mic, io ho effettuato il pagamento, proposta di acquisto inviato, acquisto, pagamento effettuato il 16 marzo, dal 16 marzo siamo al 5, come dicevamo prima, e i miei soldi li ha ancora subito. Cosa ci fa soldi subito con i miei soldi tutto questo tempo? Non lo so, però ragazzi non ci siamo e quindi... Io non posso consigliarvi la piattaforma tutto subito per i vostri acquisti. L'ho usata spesso, tante volte, infatti se andiamo nella mia area riservata, i tuoi dati, no. Vediamo se riesco a vedere il conto, dati fatturazione, niente. Da qua non si riesce a vedere, però se forse così riesco a entrare, nemmeno così, mi sono messo un preferito perfino. Però se adesso vado a ricercare, che ne so, un mio annuncio, sarebbe bello trovare qualcosa di mio. Adesso proviamo a fare così, vendevo una gelatiera, se siete interessati in una gelatiera ve la regalo, perché non ce l'ho mai fatto assolutamente niente. Mettiamo Vicenza, applica, deve essere questa, sì, eccola qua, chiudiamo gli annunci, Daniele, eccoci qua. Vedete che ho 14 recensioni, quindi ho 14 persone che mi hanno già scritto, quindi solo da quando è attiva ho già venduto e comprato 14 oggetti da tutto subito ed è andato tutto bene. Ma è andato tutto bene perché? Perché il venditore si è dimostrato serio, perché mi ha spedito l'oggetto in 2-3 giorni, che è fattibile, non in 5 giorni senza dirmi niente, a meno che io non gli scrivessi, lui si faceva sentire. Insomma ragazzi, il problema qual è stato? Che poi non c'è stata l'assistenza. Ho scritto più volte, io vi ho riportato solo le volte in cui mi hanno risposto, ma avrò scritto 5-6 volte cercando di avere chiarimenti, di capire le tempistiche, di sollecitare il rimborso e nessuno mai mi aveva risposto se non queste 2 volte dopo giorni. Insomma ragazzi, che vi devo dire? Io ve lo ripeto, non è una piattaforma che vi suggerisco, andate piuttosto sulle classiche cose come eBay, o comprate nuovo come Amazon, o se utilizzate subito fatelo, ma trovandovi di persona, a meno che non la conosciate, perché essenzialmente non funziona, le tempistiche sono lunghe e non c'è alcuna risposta. Ragazzi, questo è tutto, fatemi sapere anche la vostra, se utilizzate questa piattaforma, come vi sembra, come vi siete trovati. Io vi ho detto la mia e come vi ho detto a inizio video, vi chiedo anche di condividerlo per una volta, di solito non ve lo chiedo, ma vi chiedo di condividere questo video perché non funziona, mi dispiace. Questo è tutto ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo contenuto con l'unboxing che ho appena fatto e che vedrete tra qualche giorno. Ciao da Daniele Pintus, alla prossima.